stanno aspettando tutti. Ti faccio vedere dov'è il tuo camerino. Non è molto grande, ma ho visto di peggio. Poi dopodomani con i fiori avrà tutto un altro aspetto. Come stai? Bene. Bene, sono contenta. Allora, la base l'ho sentita, è tutto a posto e la trovi in sala. Lui è il direttore di scena. Ciao, io sono Carlo, ci siamo conosciuti nell'82, ti ricordi? Sì, credo di sì. È passato un po' di tempo, eh? Bene, cominciamo che siamo in ritardo. Io sono al mixer in sala. Tanto tu la strada la conosci. Direi di sì. Vieni, sei già passata in albergo? No, sono venuta direttamente. Allora ci andiamo dopo le prove. Ho preso la tisana alla malva, l'acqua e una stecca di sigarette, anche se lo sai che dovresti smettere di fumare. Ciao. Poi ci potrebbe essere la possibilità di un'intervista, ma di questo ne parliamo dopo. Vai. Divertiti. Buonasera, signora Martini. Buonasera. Lo dia a me il cappotto. Grazie. Vuoi? Non si sa mai. Abbiantala, vai. Vai. Scusa, ferma. Ferma! Io così non ci riesco, scusatemi. Domani canterò con la base, lo so. Ma adesso, prima della prova, avrei bisogno di un pianoforte. Mi prendi un po' alla sprovvista, Mia. Non è microfonato. Non mi serve microfonato. Serve a me. Questo vizio di rompere le palle non se l'ho ancora tolto. Dammi sto cornetto, va, che mi sa che c'è ragione te. Sai, la gente strana prima si odia e poi si ama. Cambia idea improvvisamente. Prima la verità, poi mentirà lui senza serietà. Come fosse senti, eh? Sopra la musica, io vorrei studiare. Appresso da te, sei tu che l'hai infilato in testa tutta sta stupidaggine. Io sono contenta se è preso da me. Si farà una vita migliore della mia. Che vita ti faccio fare io? Che c'è che ti manca sempre? Se vuoi sapere! Tu sei vecchio, tu non capisci che il mondo sta cambiando. Ah, sì? E cosa vuoi fare adesso? Mi vuoi picchiare? Lo sai qual è la verità? È che tu non ce la fai più a tenermi, né a me né alle tue figlie, e questo non ti va giù. Ma tu non puoi farci niente, capisci? Non puoi farci niente. Basta! Ti odio.
Togliete. Every time we say goodbye. Dove andiamo? Ci aspetta la macchina di sotto per portarti lì la zona. Copriti che fuori fa un freddo cane. Com'era? Com'andata? Bene, bene. Ecco, mia Martini, per esempio. Lei ne avrebbe bisogno come il pane. Sì, mi dispiace, ma non faccio beneficenza. Ma un bel articolo di costume. No, è per Ray Charles che sono qui. Sandra, Ray Charles non si sa neppure se viene. Ci sono già un sacco di galli che cantano in questo festival. Poi senti, scrivi 4 stronzate sul fatto che porta sfortuna. Il suo ritorno. Non è il ritorno della Martini a Sanremo, non interessa a nessuno, lo sai, nemmeno a me, è chiuso. Allora sarò più chiaro. Trova il modo di scrivere questo articolo e di farlo diventare interessante. Non è un suggerimento. Scrive per Epoca, stronzo. E vuole fare un pezzo su di te. Io non penso che la mia carriera cambierà se decido di farmi intervistare. Però potrebbe dargli una mano. E poi comunque dalla sua ha 2 o 3 punti importanti. Innanzitutto è una donna. E poi ha una bella penna. E udite udite, intelligente. Ricordami perché mi sono messa in questo casino. Perché volevi tornare. E io ho deciso di aiutarti. E Sandra Neri fa parte del gioco. E va bene. Entriamo nel gioco. Nel mio territorio, però. Ah, e niente domande personali? Muovi. Le dà fastidio? No, no, perché i cani mi fanno paura. È una fobia che ho da quando ero bambina, ma se sta lì con lei non c'è problema. Muovi, sta solo dove sono io. Non si preoccupi. Muovi. Benissimo. Da dove vuole che cominciamo? È lei che ha chiesto di intervistarmi. Me lo dica lei. D'accordo. Allora, lei ha sempre voluto cantare? Sì, sempre. E come sono stati i suoi inizi? Difficili. Il suo rapporto con il successo? Ma quale successo? Sono 6 anni che mi sono ritirata. C'è qualcosa che le piace fare nella vita oltre cantare? Guidare. Sì, guiderei per ore. Se ci penso, in tutti i momenti importanti della mia vita c'è sempre stata di mezzo una macchina. Non solo in quelle importanti, anche in quelli stupidi. Alla fine così stupidi non sono mai. Ciao Chicco. Oh, Lore. Freddo stasera, eh? Guardarti non si direbbe. Buonasera. Ciao. Scusa. Mimì per te, sei tu, no? Sì. Ora che abbiamo litigato. Come no? 4 anni fa, teatro 10, ti ho visto con mia madre in televisione, gli piace pure parecchio. Veramente gli anni erano 6. Ah. Ma va bene lo stesso. Vabbè, adesso che l'hai riconosciuta, ciao, eh. Ringrazio tua madre e tanti saluti, che fa freddo. Ciao. Lei, guarda come sto combinando io. Ma non hai freddo così. Freddo? No, che freddo. Mi sto congelando. No, lui sta con noi. Vieni. Io sto con loro. Ma insomma non canti più tu? No, non canto, ho un gruppo jazz. Tra un po' incido il mio disco, ma come hai detto che ti chiami? Anthony. Ah, sei straniero? No, no, sono De Formello, solo che ho fatto il cameriere a Londra per qualche mese e diciamo mi sono integrato bene. Anche troppo.
E che stai facendo adesso? Mi? Sono un impresario. Notte Management. Notte è il soprannome. È la parte della giornata che preferisco. Se ci facciamo due chiacchiere, mi? Però è privé. Che si mangia e si beve gratis. I Musicarelli hanno ancora un grandissimo successo di mercato. C'è un produttore, uno che conosco, che sarebbe molto interessato a lavorare con te. Ma io non voglio fare film. A me interessa la musica, io so cantare. Quelli sono film musicali, si canta anche lì, sai? Ma non è proprio la stessa cosa. Tu hai avuto una bella partenza, Mimì. Ma adesso sei un punto critico della carriera. E il tuo passato, certo, non ti aiuta, no? Che c'entra il mio passato adesso? E i tuoi problemi con la droga non sono un mistero per nessuno, no? Allora, io non ho avuto e non ho problemi con la droga, non so di cosa stai parlando. No, calma, calma, ognuno fa la vita che vuole. Però se poi esce fuori non è una bella pubblicità, chiaro? Sei ancora sotto contratto con la S Records, perché io ho sentito delle voci. Guarda, non mi interessa. Che significa? Che non mi interessa la tua proposta, grazie. Ma tu che cazzo ti devi essere per dirmi che non ti interessa? Non prendi niente. No, no, no. Solo perché hai un po' di voce e una bella facetta, pensi di poter fare come ti pare. Pensi di essere diversa dalle altre. Ma io ne trovo mille meglio di te, hai capito? Ehi! Non ti rivolgere a mia sorella con questo tono, hai capito? No, andiamo, dai. Presuntuosa del cazzo. Ma non finisce qui, hai capito? Non finisce così! Non mi è piaciuto dal primo momento che l'ho visto. No, Mimì, abbiamo mangiato e bevuto gratis. E già questo è abbastanza. Ma poi scusa, fammi capire una cosa, sto jazz, quanto ancora vuoi suonare tutta la vita? Perché? Che c'è contro il jazz? È una rottura di palle. Comunque a me ancora non mi è chiara una cosa qua. Cosa? Allora, te, Mimì, abbiamo capito il canto. Te che sapresti fare? Balli, canti, recidi, che fai? Mi sa che prima divento famosa e poi decido. Hai capito? Prima diventa famosa lei. Che è? Hai fermato dopo? No, no, no! Mi sono le 5 del mattino! Porca puttana! Ma quanto beve, si può sapere? Non è la macchina che beve, lo siamo noi che non ci mettiamo i soldi. Vuol dire che sei tu che te li scordi. Ma non me li scordo, è che proprio non ce li ho. Ah, ma finite le litigà. Ma come ci torniamo a casa? Ma di solito quanto ci mette? Ah, è velocissimo, fidati. Certo, a quest'ora è un po' più difficile. Quest'ora la gente normale ci esce di casa. Ma come noi che ci rientriamo. Cosa fai? Mi cambio, Mimì. Se mio padre mi vede così, si muore d'infarto. Cioè, con la parrucca ci vai anche a dormire. Che questa a Londra ce l'hanno tutti. E allora fammi senso, dai, così a papà gli piace solo un colpo. Senti, ma perché non vieni a dormire a casa nostra? Guarda che me la rimetto. Oh, dai, che questo se ne va. Corri, che ti avevo detto. Vai, non muori, dai. Ma chi è più? Ma che ci siamo venuti a fare tutti qui a Roma, lo? Siamo venute qui per seguire la tua carriera e per divertirci come sceme, questa è la cosa importante. La mia carriera. Mi è arrivata una lettera dalla S. Ha sciolto il contratto. Oh, cazzo. Secondo me ti devi mettere con uno potente. Uno che ti dà una mano, che magari dà una mano anche a me. E pianta questa storia dell'amore vero, siete rimaste tu e Cenerentola a crederci. Che consigli sono? Papà direbbe che me l'aveva detto, che mi schiantavo contro un muro. Ma perché? L'hai sentito? Ho provato a chiamarlo. Ma perché? Ma mi spieghi per quale cazzo di motivo? Calmati. No, tu lo difendi sempre. Non lo difendo, cerco di capire, ma è diverso. Ma che cosa c'è da capire dopo tutto sto tempo? Quello se n'è andato, ci ha mollato e basta. E se ancora pensi che sia colpa tua, sei scema. Tanto non gli piacerai mai, mettetelo in testa. Ma che siete pazzi a quest'ora? Ma scegliate tutti, ma che state facendo? Mamma, si è dimenticata le chiavi. Prenditela con lei, sveglia, signorina. E questo chi sarebbe adesso? Ma è un maschio o una femmina? È un amico. Ci sei finita in carcere per la bella vita che fai. Era solo uno spinello in una borsa che non era nemmeno la mia. È stato un incidente che non ha niente a che vedere con me e con il mio lavoro. Sul lavoro. Dov'è questo lavoro? Io non lo vedo, Mimì. È per questo che hai voluto vedermi. Per demolire la mia vita. Ha ragione Loredana. Aspetta.
No. Non è questo. Ho conosciuto una donna. Volevo che almeno tu lo sapessi. Adesso viviamo insieme, ci siamo trasferiti a Varese. Sono contenta. Ma tu sei felice? Mimì, tu hai le spalle piccole. E la libertà è una bestia pesante, difficile da maneggiare. Senza regole si muore, tu non sarai mai felice. Ma sceglierà a me la strada per la felicità. È la mia vita questa. Non te la posso più impedire. Grazie per avermi detto di lei. Stai bene. Essere lei a cantare questa sera? No, siamo una sostituzione. Ci ha segnalato il mio amico, Anthony. E invece il suo nome qual è? Mimì per te. Mimì per te. Mi pare che però la serata sia andata bene lo stesso. Direi di sì. Abbiamo un problema con il programma di sabato. Ne possiamo parlare dopo? Grazie. Domani. Aspetta mezzogiorno al mio ufficio. Mimì per te. Il nome non funziona, ma il resto mi piace. Grazie. Hai impegni? Perché se fossi in te li annullerei immediatamente. Cazzo. La reazione è giusta, sì. Io sono Alba. Sono sicura che ci rivedremo presto, Mimì. Cazzo. Niente, Jazz. Magari ti dispiacerà, però via il gruppetto con cui ti accompagni. Ne prendiamo uno giusto per te. Il tuo passato in carcere, la droga e tutti i tuoi problemi, secondo me non dobbiamo nasconderli. Sono i problemi che creano empatia, sono i problemi dei giovani d'oggi. Ma è l'esatto contrario di quello che mi hanno sempre detto. Per questo che gli altri fanno gli impresari, io provo a creare le stelle. Vedi, è in questo presente, nel panorama della musica italiana, un personaggio come te manca, cioè una con la tua voce, col tuo modo di vestire. E con il pezzo giusto. Le parole da scritte a un giovane autore, un ragazzo come te, non è la solita roba, è un pezzo con carattere, è forte. Io vedo delle persone e torno tra qualche minuto. Ma il nome, ha detto che, ah, sì, che il mio nome non va bene? Beh, per il cognome c'ho già qualche idea, ma al nome pensaci tu, l'importante è che inizi con la M però. Non abbiamo ancora il numero delle date, ma vi sarà... Sì. Vieni, vieni, ti presento il nuovo gruppo. Questa è la mia vita. Cioè, sembra proprio la mia vita, il rapporto con mio padre. Te l'avevo detto, è un pezzo che parla di voi. Ma non penserà mai che le parole le ha scritte qualcun altro. Se canto questo pezzo, chiudo con lui. A volte i figli devono uccidere i padri per andare avanti, non mi ha sentito? Padre, davvero? Ma chi ti somiglia? Ma sei sicuro che sia tua figlia? Faccio prima a prenderlo a pugni. Forse è quello che devi fare. E metterci dentro incomprensioni, delusioni, frustrazioni. Dimmi, facciamolo incazzare tuo padre.
Anzi, facciamo incazzare tutti i padri d'Italia e incassiamo la solidarietà e la comprensione dei loro figli. E sarà un grande successo. Ora che sono mezza inguaiata e che ho deluso le tue speranze, vieni di corsa, mi hanno avvisata, per dirmi in faccia le tue sentenze. Sfamare. Non son cresciuta come speravi e come avevo il dovere di fare. Guarda qui. Ti prenderanno. Hai visto, Mia? Sei diventata la regina della Versilia. Non mi avessi mai generato. Pronto, sono Mimì. Voglio parlare con lui. Io devo parlare con lui. Non ci voglio parlare. Per favore, la prego, mi aiuti. Ma perché non capisce? Non ci voglio parlare, va bene? Sono rimasta come una scema davanti a quel telefono. Non mi ricordo quanto tempo, ma non deve essere stato poco. E invece la storia del nome com'è andata? C'è qualche aneddoto, mi pare, no? Crocetta voleva che fosse italiano riconoscibile con le iniziali uguali. Mm. Pizza e spaghetti li abbiamo esclusi ed è rimasto Martini, come il liquore. Mm. Mia invece è il nome di un'attrice americana che mi piace molto. Sandra? Sì? La vogliono al telefono. Spero che non le secchi, se ho dato il numero della sua stanza. Torno subito. Là. Grazie. Sì? Ecco, ma ieri mi hai detto che non si sapeva nemmeno se veniva. Oggi mi dici che non viene più. Vabbè, ma io ci tengo a intervistare Richards. Ho capito. Dove vai? Mia, dove vai? Ti svelo una cosa. Anche tra donne è pieno di stronze, sai. Perché se n'è andata così? Cosa vuole da me ancora? Vorrei finire la nostra intervista. E perché? A malapena ha ascoltato quello che le ho detto. Senta, mi dispiace. Mi dispiace se ha pensato che non mi interessi. Ho avuto un problema con la redazione. Mi piacerebbe molto se potessimo continuare la nostra chiacchierata. Se lei pensa di dare una sterzata alla sua carriera intervistando me, ha sbagliato persona. Con tutto il rispetto, tra le due non sono io quella che ne ha bisogno. E se vuole sono qui, a sua disposizione. Possiamo parlare di quello che vuole lei. Ma in fondo potrei farle comodo, no? Si faccia furba, per una volta. I consigli se li tenga per lei. Non ne ho bisogno. Mia Farro, giusto? Era Mia Farro l'attrice americana che le piaceva, no? Vedo che almeno qualcosa di me la sa, complimenti! Se per questo so anche quello che dicono tutti, che ha un carattere impossibile. Questa è l'unica cosa sulla quale sono sempre stata d'accordo. Che giorno triste questo mio. Se oggi tutti liberi di me, di
non funziona, ma non lo sentite? Ci sono troppe P. Piccolo uomo non mandarmi via è troppo vicino a piccola donna morire. Non si riesce a cantare. Troppe P, ma che c'entrano adesso le P? Alberico, parlaci tu. Che succede, Mia? Vuoi saperlo davvero? Io non capisco dov'è finita la trasgressione. Ho litigato a morte con mio padre, ho rotto con lui. E per quale motivo? Per questo pezzo così ordinario, dai! Abbiamo già parlato, mi sembra, e abbiamo deciso di cambiare strategia. No, non abbiamo parlato. Avete parlato, avete deciso. Tu e la Recording. E io non sono sicura che sia la scelta giusta. Ascolta, Mia, ora devi dimenticarti la trasgressione, la rabbia, il dissenso giovanile. Anche questa è una donna ai giorni nostri, ma soffre. Quindi fammi la cortesia di tirar fuori la tristezza, la malinconia femminile. Ricominciamo. Ho aggiunto un io, così dovrebbe andare meglio. E qui ci mettiamo un bel rafforzativo, perciò ti dico, è meno ordinaria così. Bruno, scusami, non ce l'avevo con te. No, ma su questo avevi ragione, su tutto il resto no. Bruno, tirati via di là, dai. Ricominciamo. Mia, se hai un minuto, noi non abbiamo ancora finito. Piccolo uomo, stop. Quella non è la tua ancora. Chiaro? Questa è una donna che soffre per amore. Tu devi essere questa donna. Fragilità, sensualità, queste sono le parole chiavi. Prego. Io, piccola donna, morirei. È l'ultima occasione per vivere. Vedrai che nulla per cosa. Perché urli? Perché sei sguaiata? Non sono sguaiata. Una donna che soffre per amore. Tu devi essere questa donna. Come te lo devo dire? Com'è finito il tuo stile, Mia? È il mio modo di cantare questo, va bene? Oh. Allora vuol dire che mi sono sbagliato sui te. Oggi è inciso un provino che fa veramente schifo. Non sei tenera, non sei piccola, non sei fragile, non sei niente. Fredda come una lama. Senza offesa. Ma sembra che tu non capisca quello che stai cantando. Non puoi trattarmi in questo modo. Sai che cosa vuol dire interpretare una canzone? O credi che sia sufficiente canticchiarla? Chiamavamo una corista! Mia, se esci da quella porta non disturbarti a tornare indietro e di addio alla tua carriera e al tuo contratto. Decidi tu cosa fare. Va bene, faccio quello che vuoi. Non ti farò sconti, Mia. Non ho scelta. Se non canto, non vivo. Ci vediamo domani in sala. Un'altra cazzata sei fuori.
tue mani fredde nelle tue, bianche colombe dell'addio. Che giorno triste questo mio, oggi tutti liberi di me, di me che sono tanto fragile e senza te mi perderò. Insieme a te ci riuscirò. Chiamarmi mamma, lo sai, no? Tanti auguri, amore. No. Tu ti rendi conto? Cioè, l'altro anno io a quest'ora ero convinta che sarei finita in qualche ufficio a battere la macchina, invece guarda dove siamo. Ma dai, non l'hai mai pensato veramente. Ma quello che ci fa qui? Chi? Tino Notte, l'impresario. Adesso il cognome vero non me lo ricordo. Ma lo conosci? Non l'ho invitato, si sarà imbucato. C'è tanta di quella gente. Sì, no, è che sta mettendo in giro delle voci. Che voci? Su di te. La storia dell'incidente allo studio. Quando si è bruciato il mixer. Che c'entra? Nella dimora della reginetta della canzone italiana è finito lo champagne. No, non è finito. È una cosa che non si può sentire, fa male al cuore mia. Guarda quanto ce n'è. Quest'anno tre sezioni in gara. Sezione A, campioni, le stelle del firmamento musicale. Sezione B, emergenti, in volata, diciamo, verso il successo. Sezione C, nuovi, cavallini rampanti della musica leggera. Sono tutti quanti fortissimi. Insomma, questa sera siamo al punto di questo febbraio sanremese. Non mi piace mangiare da sola. E la compagnia da queste parti non è delle migliori. Deve essere davvero pessima se hai deciso di venire qui. Non guardarmi così. Non sono una veggente. Me l'hanno detto che ti avrei trovata qui. Posso? Un coperto anche per la signora. Va bene. Grazie. Bene. Era me che volevi intervistare. Sono venuta qui per Ray Charles. E sinceramente non avevo nemmeno un grande desiderio di conoscerti. Ecco la verità. In realtà neanche io. Anzi. Allora sarà per questo che ci siamo piaciute subito. Senza contare che siamo le uniche due a non guardare il festival stasera. Domani tocca a me. Infatti. E sei venuta da sola? Beh, in genere non mi piace mischiare lavoro e relazioni sentimentali. Non sono molto brava a tenerlo insieme. Diciamo pure che in questo momento c'è poco da tenere insieme. Però anche tu sei da sola, no? Beh, diciamo che io con l'amore ho dato.
Mi pare che possa bastare per due vite intere. È stato così impotente? È la parola giusta, sì. L'amore è sempre invadente, se no che amore è? Il mio amico Franco Califano. Beh, direbbe che è il solo vero motore della vita. E forse alla fine ha ragione lui. Tu devi essere mia. Scusa il ritardo, eh? A Roma, il traffico. Pure se ti dico la verità, a me fa l'aspettare un pochetto, le donne non mi dispiace. Così non abitiamo troppo bene. A me un uomo che mi fa aspettare mi fa solo incazzare, pensa un po'. Allora sei una donna col carattere. Non mi piace la donna di carattere. Se potessimo farti l'uno per l'altro. Avanti, sono tutto ricchi. Vuoi che mi racconti tutto se devo scrivere te? Ma non mi cominci a dire della famiglia, da dove vieni, dove devi andare. Io vi sapessi una cosa. L'amore. Parlami dell'amore e mi fai felice. Pure quando lo racconto in giro non ci crede nessuno. Per me l'amore è tutto. Il vero motore della vita. Poi tutte quelle cose che ci hanno costruito sopra, ricamato sopra, il matrimonio, la famiglia. Sono fregnacce. Non c'avevo niente a che vedere con questo. Forse era quello che mancava a Mike. O forse lui non era l'uomo giusto per me, non lo so. Non so nemmeno io se esiste quello giusto, quello che mi fa perdere la testa, che mi fa dimenticare tutto. Tu c'hai un visetto carino, eh? Ma c'è il caratteraccio. Si dice anche nell'ambiente, te lo dico io. Ma non devi ridere. Le donne col caratteraccio piacciono solo a me. Il caratteraccio, come dici tu. Ce l'ho solo sul lavoro. Senti, che fai? Vuoi prendere una cosa da me? Mia, io ci devo provare proprio il contratto, sai? E la ricordi che me lo chiede proprio. No, immagino, ma Franco. Peccato, ci saremmo divertiti. Sì? Ti ho consegnato dei fiori. Grazie. Prego. Esci. Chi era? Questi sono per te. E anche questa. Ma che vizio che c'hai di prendere la roba mia? Anche qui la camicia. Però questa qui l'ho presa a Londra. Al concerto di Crosby, Stills, Nash e Young, mica. Appunto, ti ricordo che c'ero anch'io a quel concerto. E quella camicia è mia. Quella che siamo sorelle, io e te, non lo so. Dovremmo dividerci tutto. Che stai lì attaccata alle cose tipo polipo. Scusa, ma l'abolizione della proprietà privata cos'è? Un concetto astratto. Eppure il femminismo, Mimì, te lo dico, eh. No, se sei messa come dice sto pezzo, ciao. Ti ho preparato la mousse al cioccolato, in cucina. Così magari ti addolcisci un po'. Guarda che qui succede un casino! Stragi, attentati, colpi di Stato! E questi scrivono ancora sta roba? Quando l'hai scritta? Ti avevo detto che già ci avevo messo una mezza storia. Ho buttato giù tutto ad un fiato, poi. È bellissima, Franco. Me l'hai ispirata tu, Mia? Ma questa non è mica la mia storia. Questa è una donna che aspetta, che non fa niente. Lo so, ma te l'ho spiegato. Le donne col carattere non piacciono a nessuno, la gente vuole delle donne che soffrono, che stanno male, Mia. Poi quando ti innamori mi racconti, va bene? Senti, te do un bacio che vado a dormire, che se per te la mattina è inizio della giornata, per me è la fine della notte. Ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia,
Troppe volte vorrei dirti no e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue strumenti su di me, che dirigi da maestro esperto quale sei. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai. Dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi. Tanto sai che quassù, male che ti vada, avrai tutta me se ti andrà per una notte. Sta passando su noi, di orizzonti non ne vedo mai, ne approfitta il tempo e ruba come hai fatto tu il resto di una gioventù che ormai non ho più, e continuo sulla stessa via, sempre ubriaca di malinconia. Avanti. Ancora così stai? Dai, ti aspettiamo fuori per cena. Sì, sì, mi cambio e arrivo. Ah, sei stata pazzesca. Grazie. Scusami. No, scusa tu, scusami. No, non volevo disturbarti. No, hai fatto benissimo perché non dovrei essere qua e non sono musicista, scusami. Anche questa canzone non è una canzone qualsiasi per me. Ah, ma hai sentito la versione di Chet Baker? Non sei un musicista, ma conosci la musica. Sì, 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 mi piace molto. Io, beh, la mia preferita è quella della Fitzgerald. La sua voce, non so... ti entra dentro. Beh, anche tu non te la cavi male, direi. Hai visto il concerto? Sì. Ma dovresti cantarla anche tu quel pezzo. Era un mio cavallo di battaglia, penso. Beh, era un po' ridicola a 13 anni con un pezzo che parla d'amore così, no? Non sapevo nemmeno quello che dicevo. Ogni volta che mi dici addio, sì, io muoio un po'. Mimì? Mimì, ti stiamo aspettando.
Andate, vi raggiungo. Ok. I miei amici, devo andare ad una cena, scusami. A me piace molto la tua voce. Il modo che tu hai di cantare. Anche tu. Non te la cavi male con il piano. Non è vero, però vabbè, grazie per avermelo detto. È un bel inizio. Avevo 18 anni e un mio compagno mi ha chiesto di fare qualche scatto alla manifestazione dei lavoratori del 1° maggio. Hai cominciato così? Uno scatto. È un contadino col pugno chiuso che urlava. Paese Sera l'ha pubblicata. Ah. Sì, e mi hanno anche pagato. Non ci potevo credere, perché anche poi dopo non è che è successo così spesso, ecco. Per il momento mi occupo di foto al cinema. Ah, bello, mi piace il cinema. E in che film hai lavorato? La signora del terzo piano, La vigilessa fa carriera, poi ho fatto Roma violentata. Beh, un poliziottesco, un sacco di sparatorie. Così. Mi dispiace, ma non li ho visti. Sai che sospettavo che... No, i film non sono un granché, però le mie foto di scena, ti giuro. No, in fondo non sono male. Le cose a cui teniamo davvero sono quelle che fatichiamo di più a far capire. E non solo nel lavoro. Ci vorrebbe, sai cosa, un decalogo. Ma dico anche nei rapporti personali. Prima che le cose... No, che vanno troppo avanti, no? Oh. Le cose imprescindibili che devi sapere di me. Ah. Sì. Vai. Le mie? Sì. Ah. Dormo fino a luna. E quando mi devo svegliare presto sono insopportabile. Fino a quando poi non torno a letto. Mm-hmm. Me lo sono segnato. Io non posso stare fermo. Devo sempre pensare che sto andando da un'altra parte. Infatti a me le idee migliori vengono mentre sto viaggiando. E tu fai sempre così? Quando finisce un concerto sali sul palco e suoni? Quando vedo un pianoforte non riesco a resistere. Anche se suono malissimo, ma... Questa è una delle cose che devi sapere di me, che in generale fa incazzare la gente tanto. Ma con me non corri questo rischio. Al massimo posso sedermi vicino e suonare con te. È un peccato che non l'hai fatto allora. Ho fatto molto di più. Ho dato buca ai miei amici e sono scappata con te. Volete ancora qualcosa? La cucina sta per chiudere. Una stanza, per favore. L'ho visto fare un film. D'amore, però. Pronto? Alba. Ehi, ma che fine hai fatto? Sono stata sulla luna. Me ne sono accorta, t'ho cercata dappertutto. L'ho trovato. Ne sono certa, Alba, è lui. Era una luna anche ben frequentata, quindi. Non riesco ancora a crederci. È stata una specie di rivoluzione, credo. Un terremoto, guarda, dovevo dirlo a qualcuno, se no impazzivo. Comunque, sono contenta che sei sana e salva. Buonanotte. Anzi, buongiorno. Non credo che riuscirò a chiudere occhi. Ciao. Chi era? Niente, era mia. E dai, è proprio necessario chiamarla per nome? Proprio adesso che tocca a me. Basta con queste stronzate, eh? Saranno pure stronzate, ma cattolica. Le luci del teatro sono venute giù quando c'era... La sorella di Loredana. Appunto. Andate via. Dai. Dammi la carta. Alzati, dai. Alba, si scherza. Alzati, non mi interessa. Alzati. Dai. Thank you.
Ti ho buttata giù dal letto, eh? No, no, figurati. Ho portato Movie a fare due passi. Tranquilla, te la tengo lontana. Certo che non riesco a crederci. Che ci vuoi fare? Ognuno ha le fobie che si merita. Non dovrei mica fidarmi di te. Qua fuori però si gela. Non hai paura di ammalarti? Ho altre paure al momento. Sarò la prima a cantare stasera. È una brutta notizia, eh? Pessima. È incredibile. Non hanno nemmeno paura che gli faccia crollare il teatro sulla testa. Pensavo di avere ancora qualche vantaggio almeno, invece. Come hai fatto a sopportare tutto questo? Sì, le voci che hanno messo in giro su di te, che porti sfortuna. È meglio chiamare le cose col proprio nome, no? Distrazione, direi. Quella degli innamorati. È incoscienza, perché quando sei innamorato hai una corazza così forte che ti fa sfidare il mondo, che ti cambia anche un po' il modo di guardarlo. La gente parlava e io nemmeno me ne accorgevo. Che lusso che è l'amore. Non arrivavi mai, non ce la facevo più. Non ho nemmeno voglia di fumare. Come potresti usarmi come antidoto contro il fumo? Tu sei il mio antidoto a tante di quelle cose, amore mio. Vogliono vedermi alla casa discografica. Mi pare che abbiano capito il problema perché il mio ultimo disco non vende, ma non so cosa vogliono propormi. Tu sei molto meglio di quello che credono loro, sai? Ma se ci penso bene non me ne frega niente nemmeno di loro. Perché non mi fai delle foto? La copertina del prossimo disco. Però io in generale fotografo gli studenti incazzati, le manifestazioni di piazza. E poi io non posso fotografare la donna che amo. Non so il motivo, non l'ho mai fatto. Ma poi io domenica devo andare a Parigi. Tu inizi la tournée il mese prossimo, No, non me lo ricordare come farò a starti lontana tutti quei mesi. Rimani qui e non andare. Chissà quanti uomini che incontrerai. Guarda che non ho intenzione di farmene scappare nemmeno uno, sai. Non sto scherzando. Avevo tanti progetti in testa, partenze, viaggi. E adesso me ne starei solo qua dentro con te. E facciamolo. Che fregatura l'amore. Mi scusi, signora. Pensavo non ci fosse nessuno. Faccia con comodo. Mia, stiamo parlando di bravissimi autori, eh? Possono essere gli autori più bravi del mondo, ma non sono i miei. Sono sicuro che quando li avrai conosciuti ti ci troverai bene. Il tuo ultimo disco è andato male. Lo sai perché? Lo sapete benissimo perché il mio disco è andato male. Non c'è stata promozione, una distribuzione ridicola. Perché non sono andata al Festival Bar? Perché non riesco ad andare a Sanremo? Perché non ti vogliono, Mia. E non ti vogliono per questa storia. Dillo. Finisci la frase. Sta diventando un problema, Mia. Ti sembrerà assurdo, ma è così. Mi volete dire che non vado nelle trasmissioni, non partecipo ai concorsi e i miei dischi non vendono perché qualcuno ha messo in giro la voce che io porti sfortuna? Ma siete pazzi? La voce circola, Mia.
E non fa bene né a noi né a te. Potremmo fare un disco di segno diverso. Qualcosa di più allegro, di più luminoso. I colori scuri, il nero, il viola. Lo sai com'è questo mondo? Ci vuole poco alimentare certe voci. Un po' più di femminilità, non guasterebbe. Ma sì, certo, magari una scollatura più profonda, una bella minigonna, no? Hai delle belle gambe. Guarda Loredana, lei questi problemi certo non ce li ha. Ma come vi permettete? Io sono un artista e voi non siete niente! Per Aznavour, per esempio, il fatto che mi vesta di nero e non indossi minigonne non è certo un problema. E noi siamo felici di questa opportunità per la tua carriera. No. Voi vi attaccate come sanguisughi a chi c'ha talento, è diverso. Non tollero una parola di più. Mi dispiace, ma sono io che non tollero una parola di più. E sono io che non ho nessuna intenzione di farmi dissanguare da voi. Mia, calmati. Ehi. Ma si può sapere che cazzo hai salta in me? Tu non mi ascolti, la verità è che tu non ti fidi di me. Mi hai lasciato da sola. Non mi hai difeso mentre quelli cercavano di farmi a pezzi. Dammi retta, torniamo dentro, troviamo un compromesso, per favore. No, mi hanno umiliato. Anzi, mi avete umiliato. Mia, hai firmato un contratto. Questi ti rovinano. Cavalcano con la voce schifosa per farmi fare quello che vogliono loro. Andrò da un'altra casa discografica. Se tu non mi dai retta, ti troverai in un mare di debiti. Correrò questo rischio, ma almeno sarò libera. Ancora non l'hai capito. Nessuno è mai libero veramente. Decido io come vivere la mia vita. Se mi rovinerò, almeno avrò la soddisfazione di averlo fatto con le mie mani. E non di averlo fatto decidere a qualcun altro. Se è veramente quello che vuoi io non posso più aiutarti. Hai idea di quanto sarebbe questa penale? No, non lo so. Pagherò quello che c'è da pagare. Ma sì, ma che si fottano? Loro e Crocetta. Sono solo dei funzionari incravattati e mediocri. Mediocri che contano, però. E che non ne sanno un cazzo di arte. Buonasera. Buonasera. Di cultura, di musica, di canzoni, un cazzo di niente. Sentite, io non voglio cantare canzonette tutta la vita vestita come piace a loro. Mimì, rischi di non cantare più. Ti sembra la scelta sensata? Oh, Alba. Che palle che sei, allora non è lei che porta sfiga, sei tu! Non vi si può dire niente. Sentite, ho una tournée meravigliosa davanti, ho un uomo che mi ama. Andiamo a vivere insieme. Ecco, ci mancava solo lui. Che facciamo, ce ne andiamo? No, aspetta. Una soddisfazione me la voglio togliere. Tino! Buonasera. Come va? Buonasera signora, tutto bene? Scusami se te lo dico, ma hai un colorito che non mi piace per niente. È tutto pallido, maciato. Signora, ma lei non gli dice niente. Fossi in te mi farei vedere da un medico, perché con tutte le malattie brutte che girano... Lo dico per te, ma lo dico anche per lei. Vabbè, io vado. Buona serata. E ora divertiti, stronzo. Tu sei un genio. Mi ha mandato la scena per traverso. E adesso quando si riprende questo? Quando è che riparti, allora?
Tra un paio d'ore più o meno. Sì. Che stasera siamo ancora a Parigi e tra una settimana chiediamo la tournée a Roma. Ma ti rendi conto? Io e Aznavour all'Olimpiade. Io mi rendo conto che siamo rovinate, Mimì. E basta che canti. E se il resto ti crolla in testa, tu ti sposti. Senti, non ho voglia di riparlarne. E tanto tu adesso riparti. Meno male che mi so organizzare, perché sennò veramente chissà che fine facevo. Ti avevano anche offerto una mano, Mimì. E tu non l'hai voluta. Perché sei così cocciuta? Ci hai fatto praticamente finire sul lastrico. No, io sono finita sul lastrico, mamma. Tu, come hai detto chiaramente, ti sei organizzata. Come sempre. Crocetta ieri ha telefonato. Io sono sicura che se tu riuscissi allora, a parlare... Allora no, senti, basta. Non voglio più parlare di questa storia e non voglio più parlare di Crocetta. Con lui ho chiuso. Mi dispiace, ma è così. Ah, con questa piano però, che questa ce la teniamo però, eh. Attendez, attendez, allora. Après tant de musique, il est venu le temps des paroles. C'est, on dit que les tournées sont toutes pareilles, mais c'est pas vrai, elles sont toutes différentes. Et c'est vraiment le talent et le travail de tous qui fait la différence. J'ai envie de vous remercier, tous. Spécialement, voglio di ringraziare Mia. Ti avverti al mio fianco tutte le sere. È una gioia e un grande privilegio. No? È vero, è vero. Comunque, questa non è un addio, eh? Questa non è una serata d'addio, lo sappiamo tutti, è una serata di arrivederci. Sembra che in Canada non aspettino altro che noi, no? Sì, sì, sì. Quanti pensieri nella tua testa? Cosa dai per conoscerne almeno qualcuno? Non sono così interessanti, davvero. Signora Martini, sì. C'è una telefonata per lei. Scusa. Vai. Pronto? Non dovevi essere a Roma. Ma non ce la facevo più a starti lontana. Riparto tra qualche ora, ma ho deciso. Non ci vado in Canada. Voglio stare qui con te. Il resto poi non lo so. Vedremo. Tu sei matta, vero? Lo sai. Abbiamo appena visto le immagini rappresentative di questo difficile 1979. Un anno che ci ricorderemo, ma che lasciamo alle spalle. Augurandoci naturalmente un bellissimo 1980, vi salutiamo e diamo la linea al telegiornale. Va bene, ho capito. Io sono pronta.
Andiamo? Beh, che sono ste facce? La festa da Cecilia è saltata. Saltata? Sì. Andiamo al ristorante nei quattro. Perché non glielo dici? Perché non gli dici la verità? Ti hanno chiesto di rinunciare? Altrimenti la cena saltava quando gli altri invitati hanno saputo che c'era anche tu. Perché non fai niente? Non ti incazzi? Non reagisci? Andrea, lascia stare. No, non lascio stare. E non puoi lasciare stare nemmeno tu. Io non voglio parlare di questo con te. Non voglio che questo schifo entri tra di noi. Tu continui a far finta di niente. Questa cosa si sta allargando a macchia d'olio, sta sputtanando tutto. Non ne voglio parlare. Di cosa vuoi parlare? Dimmi. Di cose belle. Io non ce la faccio più a stare in mezzo a questo schifo, Andrea. Voglio una vita normale. Voglio pensare ad un figlio. La musica e la fotografia sono i nostri figli e sono l'unica cosa che conta tra di noi. Se tu continui a non reagire così, questa cosa finirà per mangiarsi tutto, anche noi due. Perché non dici che non te la senti? Che adesso sei troppo preso da te stessa e dalla tua bella carriera per ascoltarmi. Io sto con te, ho sopportato le tue cazzo di tournée senza sapere nemmeno con chi stavi. E allora? Anch'io sopporto i tuoi scatti in giro per il mondo e che cosa dovrei fare? Dovrei stare a casa ad aspettare che torni dai tuoi successi? Io sto con te ma non sono di tua proprietà. Volevi fotografare la realtà. Sei finita a fotografare modelle mezze nude in giro per il mondo, Andrea, dai! Anche questo fa parte del mio lavoro e tu sei solo gelosa. Io non sono! Sei gelosa, sì, perché io non sono come te, come la tua musica, come il tuo mondo di merda. Di merda? Ma allora che ci stai a fare qua? Vai via! Non ti voglio più vedere! Vattene a fanculo, vuoi sentirti libera? Ciao. Da contento subito. Necessario e non è rimandabile. I noduli alle corde vocali sono spesso una manifestazione naturale psicosomatica e la voce è il canale sul quale somatizziamo il dolore. Dopo l'intervento dovrà ricominciare da zero, come un neonato che deve imparare tutto, e la sua voce dovrà essere rieducata completamente. Però posso garantirle che la ritroverà. Può dirmi almeno che percentuale ho di tornare a cantare? Questo dipenderà molto da lei. Diciamo un 50%. Vediamo i lati positivi. Tu te lo puoi prendere come un anno sabbatico. Sì. Puoi cucinare, che ti piace, no? Puoi ascoltare musica, studiare, scrivere. Io ho anche delle doti insospettate da infermiere, sai? Parli quasi come di una vacanza. No, Mia, sto cercando solo di trovare un qualcosa di positivo, scusami. E se davvero non potessi cantare più? Tu farai l'intervento, andrà tutto benissimo. Non riuscirei nemmeno a svegliarmi la mattina. Preferirei morire. No, Andrea. Tu sei la mia vita, ma non sei l'unica cosa della mia vita. Se io ti chiedessi di smettere di cantare, di restare solo con me, cosa faresti? Nemmeno io sono di tua proprietà. No, tu non lo faresti mai, lo sappiamo io. Neanche tu lo faresti. No. Vado a fare una passeggiata, scusami, tu riposati. L'intervento è stato doloroso? Un anno murata in casa e la paura di non riuscire a cantare più. Questo è stato doloroso. Però ce l'hai fatta. La tua voce è cambiata, no? È diventata più rauca. Come quella di una cantante di colore. Hai studiato. Mi sono appassionata al soggetto. E cos'altro hai scoperto su di me? Sentiamo.
Beh, che non era cambiata solo la tua voce. 2 anni dopo sei riuscita a venire qui, a Sanremo, per la prima volta. Cantavi per un'etichetta indipendente e avevi un altro impresario. Giancarlo. Sì. Ero terrorizzata di non ritrovare la mia voce. E sentivo che tra me e Andrea stava finendo. C'è sempre un attimo in cui qualcosa si rompe. Basta anche uno sguardo strano, un'intonazione della voce, lo capisci. Ma anche mesi o anni prima che poi accada veramente che si chiuda davvero. Ma quel momento però non te lo scordi più. Allora? È bello. Anche il testo è il pezzo giusto per te. Abbiamo solo 2 settimane per registrare un provino. Non sono tante. Giancarlo dice che dobbiamo presentarlo a Ravera entro Natale, che non può rifiutarlo. Allora devi provarci. Io potrei fare qualche fotografia qua mentre canti. Sarà d'incisione. Secondo me sarebbero belle. Racconterebbero anche qualcosa di diverso di te. Hai cambiato idea? O hai smesso di amarmi? Non hai mai voluto fotografarmi? A parte che solo i cretini non cambiano idea. Sto cercando di fare qualcosa per aiutarti, tutto qua. Va bene, hai ragione. Scusami che sono un po' nervosa. Mi sento fragile adesso. Noi siamo pronti. Che facciamo? Cominciamo? Andrea, che fai? Siete nostri? Sì, sì. Bene. Anche se manchi tu, sarà dolore o è sempre... C'è un rumore, non so che rumore sia. Che succede qui? Noi non sentiamo nulla. C'è un ronzio in cuffia, sembra di stare allo stadio. Come allo stadio? Vabbè, dai, andiamo a vedere un attimo, controlliamo. Vediamo. Puoi smetterla con queste foto, per favore, grazie. Perché? Prima c'avevi la batteria invasiva, la voce è troppo alta, ora c'è il rumore nella cuffia. Poi finiscono le scuse, lo sai? Guarda che sono io che devo cantare. Siamo qua da tutto il giorno, però. Si chiamano prove? No, così non stai provando. Così. Cosa? Perdi tempo così. Ah, sì? Ma allora vattene, no? Esci. E poi non sei tu che decidi quando fotografarmi, sono io che non voglio più le tue foto, va bene? Vabbè, non devo lavorare con te, scusami. Questa è la prima e l'ultima volta che succede, però. Ciao, Mia. Sì, ciao. Sai che avevi ragione? C'era un fruscio perché... Sì, bravo, dalle corda pure tu, Giancarlo. Bene. Qual è il problema? Oltre a lui che non capisce niente, dici? E questa voce è il problema, Giancarlo. Io non la riconosco. Ma è la tua voce, Mia. È sempre la tua voce. Anzi, no. A me sembra addirittura più bella. Non è vero. È piccola. È fragile. Io... E se succede di nuovo? Ma non succede. Magari mentre sto cantando sul palcoscenico. Senti, magari prima vediamo di arrivarci su quel palco, eh? Che dici? Animo, ragazzi, anche voi, eh? Dai, forza, forza, riprendiamo. Tutto a posto, dai. Carissimi amici, un grossissimo ciao a tutti da Claudio e benvenuti a questa 32esima edizione del Festival di Sanremo, ancora una volta ospitata qui dal palcoscenico del Teatro Arco. Piano. Si fermi qui. Tutto a posto? Sì. Ti guardo dalla platea. Ci siamo, tocca a lei. Mia Martini, non finisce mica il cielo.
e non finisce mica il cielo, anche se manchi tu, sarà dolore o è sempre cielo, fin dove vedo. Chissà se avrò paura o il senso della voglia di te, se avrò una faccia pallida e sicura, non ci sarà chi rida di me. Se cercherò qualcuno per ritornare in me, qualcuno che sorrida un po' sicuro, che sappia già da sé. Che non finisce mica il cielo, e se la verità possa restare in questo cielo, finché ce la avrò una faccia pallida e sicura, sicura, non ci sarà chi rida di me. Potrei scoprirmi ancora sulla strada per ritornare a me, per ritornare in te, per ritornare in me. Lo sapevo, questo pezzo spacca. Mi hai emozionato. Passa la stampa in subuglio, il pezzo è piaciuto tantissimo. Ma lo sai che stanno pensando di creare un premio apposta per te? Andrea dov'è? È andato via. No, aspetta. Secondo me tu faresti bene a lasciarlo andare. Every time we say goodbye.
No, 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 io non ci credo. Io sono il suo manager e lei deve darmi ben altre motivazioni per mandarmi via di qui. Senta, non c'è nessuno ostracismo nei confronti della sua artista e tantomeno verso di lei. Bene, allora fatela cantare in uno dei vostri programmi. Mia ha appena vinto il premio della critica a Sanremo. Il suo disco è bello, può vendere, ha solo bisogno di un po' di pubblicità. Però nel nostro palinsesto al momento non sapremmo come inserire la sua artista. Ma io non le sto mica chiedendo di farle presentare Fantastico. Le sto solo chiedendo la possibilità di farle cantare una canzone in uno dei vostri programmi. Sto parlando del sacrosanto diritto, mi guardi? Di un artista di esercitare il proprio lavoro in santa pace, cazzo. Senta, non sono questi i termini della discussione, va bene? E quali sono i termini della discussione? Me lo dica lei. Perché le radio non passano i suoi pezzi, secondo lei? E perché lei non ha ancora pronunciato il suo nome da quando siamo qui? Perché non ripete con me Mia Martini? Vabbè. È facile, eh? Perché non ripete con me Mia Martini? Va bene. La Mia Martini. La ringrazio. Mia Martini. Arrivederci. Mia Martini. Mia Martini. Cosa prendete? Non lo so, un vino? Ah, un vino? Eh? Vabbè. Dopo cosa è successo? Niente. Me ne sono andata. Lontano da tutti. Ho smesso di lottare. Mimì, devi andare al trucco. Ora vengo. Ci vediamo dopo. Sì. Vienimi a salutare. Certo. Va bene, dopo ti dico. Ma oh, scusami. Ciao. Ciao, ti do una mano. No, 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 non c'è bisogno, non c'è. Lascia. Ma come? Ma avevano detto che Richard non sarebbe venuto. Veramente c'è appena stata la conferenza stampa, l'hanno posticipata solo di qualche ora. Ma non ti hanno avvertita? No. Fatta. Leggila. Hanno fatto proprio finta di dimenticarselo e la mia intervista l'hanno passata a mio collega facendomi fuori. Ma perché? Perché sono brava, ecco perché. E comunque, non me ne importa niente, guarda. Tanto il mio pezzo per Sanremo adesso ce l'ho. Mimì, sono arrivati un sacco di fiori. Oh, che belli. Questi sono i telegrammi di oggi e ce n'è anche uno di Modugno. E questo è un biglietto di Bruno Lauzi. Guarda che carino. Dimmi solo una cosa, Mia. Perché sei tornata in questo circo? Chi te l'ha fatto fare? E adesso accogliamo la fantastica Mia Martini. Un grande applauso. Due mani fredde e le tue, una bianca colombe dell'addio. Se oggi tutti liberi di me, dimmi che sono tanto fragile e senza te mi perderò, piccolo uomo, non mandare. Io e piccola donna morirei, è l'ultima occasione per vivere.
Sono 5 anni che stai buttando il tuo talento, Mia. Non è vero, lo sai come sono andate le cose. Pur volendo non potrei denunciare nessuno, Alba, non posso fare causa per calunnia contro ignoti. Non vorrei mica stare chiusa in quel buco a vita. Ti proibisco di parlare male della mia casa. Ma vedrai come l'ho sistemata, è carino. Perché non potrei? Ma perché sono 5 anni che sei reclusa là dentro, dai. Sei giovane, cazzo. Ah, glielo dici pure tu. Non ci penso proprio. Meglio reclusa che umiliata, guarda. Basta, non lo permetto più a nessuno. Mi ho mandato giù troppo. Hanno vinto loro. Mia, sei una donna e hai avuto successo. E quindi ti hanno fatta fuori, dicendo, andando in giro con la voce. Io la penso così, è un complotto. Ho smesso di lottare, sto bene così. No, non hai rinunciato, perché alla sagra lì della pizza fritta ci canti ancora, invece. È l'unica cosa che so fare. E devo pagare l'affitto, quindi... Ma dai, smettila, con te non si può parlare. Bruno! Mia! Che sorpresa! Come stai? Bene. Beh, mica male qui. Alba diceva che era un buco. Alba ce l'ha con questo posto, mi vuole stanare. Non ha mica tutti i torti. Entriamo, vi faccio un caffè. Movie! Questo qui è un vecchio pezzo che ho ritrovato in un cassetto del mio studio. L'avevano scritto per te. Lui e Maurizio, nel 72. Ascoltalo, ti chiedo solo questo. Anche se è un provino di merda, la mia voce fa schifo. Quelle parole cantate da te sarebbero come pietre. È il Festival di Sanremo, il palcoscenico giusto da cui lanciarle. Sì, e poi è tutto pronto. Ragozzini, aspetta solo te. È una grande occasione per ricominciare, Mimì. Sentite, io sono contenta di rivedervi davvero. Ma non parlatemi di ritorni, di Sanremo o di qualche altra stronzata del genere, perché non mi interessa. Alba, no. Ora, se volete restare per pranzo, mi fa piacere, vi cucino qualcosa. Fatemi sapere che volete fare. Ma almeno ascoltala. Pronto? Ciao. Hai tagliato la barba? Eh sì. Ciao. Stai bene? Anche tu stai bene. Grazie. Puoi portarci un bicchiere? È stata un po' una sorpresa sentirti. Lo ammetto. Grazie. Grazie. Passavo da queste parti e allora ho provato a chiamarti. Ho visto il tuo libro. Ah, sì? Sì. Poi ti interessi anche di fotografia, questo mi fa piacere, devo dire. Com'è? Mi piace. Mi piace molto, soprattutto le ultime. Penso che siano le più belle. Sì, perché sei ritornato al bianco e nero, alla realtà. Te l'ho sempre detto che è quello che avresti dovuto fare. Confermo e... Tu come stai? Bene. Sto bene. Scrivo molto, suono e ogni tanto riesco anche a cantare, insomma, a posto. C'è un motivo per cui sono venuta a cercarti. Perché volevo incontrarti di persona e non volevo che... lo sapessi da qualcun altro. Che mi sposo. Auguri. Beh, no, non me l'aspettavo.
ma sono contenta per te. Buonasera, se volete qualcosa la cucina sta per chiudere. C'è qui con me? Papà. È un po' di tempo che non ci vediamo. Come stai? Mimì. Tocca a te. Io sto giù in platea che ti guardo, eh? Sai, la gente strana prima si odia e poi si ama, cambia idea improvvisamente, prima la verità, poi mentirà lui senza serietà. Niente, sai, la gente matta, forse troppo insoddisfatta, segue il mondo ciecamente, quando la moda cambia, lei pure cambia continuamente, scioccamente. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo, un punto sei che non ruota mai intorno a me, un sole.
Non c'è vocazione e talento che sopravviva alla mancanza di successo. Il successo è fragile, è vero. Ma quando ci viene strappato dalle mani, senza una ragione, senza cura, né gentilezza, abbiamo il dovere di riafferrarlo. Trovare il coraggio. Perché è solo attraverso quel coraggio che riusciremo a sentirci nuovamente liberi. E col tempo impareremo a farlo. Ne sono sicura. Perché stasera su quel palco qualcuno ci ha insegnato come fare.